E anche oggi si parte, inizia una nuova giornata, lasciamo il rifugio a Lagazuoi, dove siamo stati benissimo stasera, dormito bene, mangiato bene, un'ottima colazione. E oggi è una tappa molto lunga, andremo fino al rifugio Città di Fiume, dove abbiamo lasciato le tende perché è già chiuso, quindi faremo il pernottamento in tenda stanotte, perché non passeremo per il Palmieri e dietro la Crota da Lago, ma faremo una modifica, passiamo dietro la Verau, Passo Giau, Forcella Ambrizzola e poi scendiamo lungo Mondeval. Si prospetta una giornata eccezionale oggi. Terzo giorno, oggi è il terzo giorno. Oggi provo anche a mangiare e bere un po' di più, perché ieri sera alla fine ero stanco, ma non stanco tanto fisicamente, ma più come se avessi bevuto e mangiato poco. Passo Falzare Go. Adesso direzione a Verau. Terreno scivolosissimo. L'abbiamo sottovalutata. Sta tappa? Sì. Abbiamo detto arriviamo fin là, poi tutta discesa. Col cazzo, non arriviamo più. È una gran bella giornata. Sì. Io mi sento ancora molto in forma. No, sì, beh, dai. Sì. Easy però. Dai, adesso in un'oretta arriviamo al piano. Allora, io e Vale abbiamo fatto una scommessa. Che è quella? Quella punta lì, io dico che è la punta della storia del Formin. E Valentina invece? Che è la gusella del Giau. Adesso vediamo, ci siamo scommessi una pizza. Che buona la pizza. Cacchio, hai ragione tu. Quella è quale? Quella. Forcella Giau, pelmo e noi mangiamo là dietro. Eccoci ragazzi, finalmente siamo arrivati al Passo Giau. Laggiù in valle si vede Cortina. Penso che siamo più o meno a metà della nostra gita di oggi. Sono passate 3 ore e 50 da quando siamo partiti dalla Lagazuoi. Per cui, dai, penso che coi tempi alla fine siamo anche abbastanza ben messi. Adesso ci aspetta una grande faticaccia per arrivare in cima a Forcella Giau. Da qui poi scollinando saremo a Mondeval e da lì inizia la lunghissima discesa che ci porterà a Città di Fiume. Sentivo proprio la mancanza di questo chiletto in più di acqua che ci siamo messi sulla schiena.
siamo in Forcella. Wow. Proprio fatica questa salita. Poi c'ho anche fame. Wow. Direi che questa è fatta. Dai che siamo a metà. Praticamente in pausa pranzo, in cui non ho fatto neanche una ripresa, ho avuto uno slancio di demenza e ho fatto un salto, no? E mi sono tutto storto la caviglia. Adesso ho messo il Voltaren e spero di non essermi giocato le prossime tappe. Per ora sembra abbastanza bene, devo fare molta attenzione a come cammino. E... dai, comunque il pelmo sembra quasi più vicino. Non saprei ancora dire come sta andando. Quando faccio quel movimento lì fa un male incredibile. Altrimenti abbastanza a posto. Ormai il pelmo è sempre più vicino. Marco dice che ci vorrà più o meno un'oretta da qua, forse poco di più. Quindi bene così, dai. Alla fine era il pelmo a segnarci la direzione ed è ai suoi piedi che dormiamo, e adesso con quest'ultimo tratto di sentiero siamo già proiettati verso il Civetta, che è il prossimo gigante dolomitico che andremo ad abbracciare domani, portandoci fino al Vazzolera. Anche domani ci aspetta una camminata da urlo, direi, sia per le bellezze che vedremo, sia per la fatica che faremo, temo. Però fantastico, wow. Stanchetti ma arrivati. Cardi distinte. Sono desfa. Andiamo a recuperare le tende. Andiamo a recuperare le tende. Allora, abbiamo recuperato le tende, adesso tentiamo il montaggio e poi proviamo a far fuoco e insomma sistemiamo il campo base. Veramente dura oggi, e invece adesso siamo qua, abbiamo acceso il fuoco, abbiamo messo giù le tende, abbiamo sistemato il campo base, ci siamo sporcati un po' le mani. Bene, dai, sono proprio contento, spero domani che la caviglia non dia problemi, però insomma
ce l'abbiamo fatta nonostante tutto, dai. Ecco, stiamo iniziando a fare i primi interventi chirurgici. Qua è tutto a posto, ho bucato la vescica ma non, il liquido non è uscito. Qui un po' di taglietto, un po' di sangue. Ma sono in forma, sono una bestia. Adesso mi riassumo un po' di forma. Beh, sì, perché teniamo sempre sui tessuti, non così vicini. È pieno di cervi che bramiscono nel bosco. Speriamo che ecco, sistemati, abbiamo sistemato tutto quello che bisognava sistemare, messo in carica un po' di cose. Valentina già quasi dorme. Buonanotte.